Buonasera a tutti gli spettatori per questa prima gara di Serie A Lega Calcio 8, stagione 2016-2017. Si affrontano questa sera alla Stella Azzurra all'Italia Calcio contro Code 272, un match sicuramente interessante vista la potenza d'attacco delle due formazioni che quest'anno proveranno ad acchiappare un posto più alto di quello che fu il nono posto per il Co 272 nella scorsa stagione e il decimo posto invece per l'Alitalia Calcio. Fagioli Edoardo con il numero 8. Battuta alta per il numero 23 che prende il palo, ancora Fagioli. Può tentare di nuovo il tiro, ancora un palo per il Co 272. Clamorosa azione da Stolfa a battere la rimessa laterale per Palmieri, che trova addirittura la girata al volo. Un gol bellissimo di Palmieri con il numero 9 a portare 1-0 il Code 272 contro l'Alitalia Calcio. Bellissima rete di Mattia Palmieri. Fagioli sulla fascia sinistra, smarca tutti, la mette in mezzo. C'è Palmieri, può andare. Anello con la deviazione e c'è la rete del 2-0, numero 10 del Code 272. Mette a segno la rete del 2-0 anche di gioco. La palla è nuovamente nelle mani di Rossi. E adesso c'è la rete di Fagioli che mette a segno il 3-0. Palla che non lascia scampo al portiere dell'Alitalia Calcio a 8. Il penultimo match giocato contro l'Alitalia. Adesso ottima la palla sulla destra e c'è la bellissima rete di Ciogli Matteo che dalla destra trafigge il portiere dell'Alitalia Calcio con un tiro che da destra verso sinistra non lascia scampo alla retroguardia verde. Siamo sul 4-0 al quindicesimo minuto. Fagioli che avanza, tenta la finta e subisce anche fallo al limite dell'area. Per la seconda volta Fagioli mette in crisi la difesa dell'Alitalia Calcio, trovando un'importantissima punizione. La porta di Vicovaro, andrà a Fagioli. Ottima la punizione di Fagioli che trova il 4-0 con una punizione raso terra e quasi centrale. Ancora lui verticalizza per Fagiolo che lascia la Fagioli che lascia la palla, poi il dribbling e Fagioli va a segnare addirittura il 6-0, tripletta per Fagioli che dispone di più campo. De Francesco sbaglia però, regala palla a Palmieri, si allunga per la Natà, grande parata del portiere dell'Alitalia Calcio. Marco Lanatà è andato vicino al gol. Adesso può ripartire l'Alitalia con il proprio numero 9. Tenta il dribbling, poi con il destro, rete dell'Alitalia Calcio con il numero 9 del Genio che accorcia le distanze. De Francesco per Del Genio. Ribaltamento improvviso dell'Alitalia Calcio che segna il 6-2. Palmieri recupera un buon pallone. Palmieri, fallo subito al numero 9 del Code 272, assolutamente informissima. Andrà Martorelli. Anzi no, il numero 7 del Code 272 a sorpresa, punizione col sinistro a giro, angolino basso. Palmieri può provare a controllare. Ottima la chiusura del capitano dell'Alitalia Calcio. De Francesco tenta il tiro, una traversa con tanto di parata del portiere del Code. Francesco. Tentativo di tiro. E anche rete. Rete per De Francesco con il numero 7, l'arbitro ci ha messo un paio di secondi a decidere se fosse rete o meno, la Tico fai due. Si muove De Francesco, tenta il tiro,
Grandissima la risposta di Rossi. Uscita pericolosa di Rossi, ma efficace. Attenzione, il tiro dell'Alitalia Calcio con il suo numero 11. Arriva la rete di De Michele, che cercava del genio in profondità. Ora sulla fascia destra, subito ribaltamento di campo del COD. Palmieri, rete bellissima del numero 9 del COD 272. Non corre nessun pericolo il COD. Attenzione, c'è una rete però fortunosa dell'Alitalia Calcio. Rete del capitano Gimelli. Fagioli. La sotterra. Palmieri, la conclusione, l'ottima parata del portiere dell'Alitalia Calcio. E poi arriva la rete del COD di Martorelli. Di Michele, tenta il dribbling, gli riesce sulla sinistra, il tiro alto di poco per il numero 11 dell'Alitalia. Avanza Ciogli, che però non riesce ad andare in avanti. Finisce però il match 9-5 per il COD 272 contro l'Alitalia Calcio nella prima gara della Serie A Lega Calcio 8.